Vediamo il caso della badante che per lavorare apre una partita IVA. La badante può lavorare con partita IVA, ma deve essere un lavoro autonomo autentico. La badante apre la partita IVA e lavora presso più persone. Si organizza in autonomia, tempi e modi di lavoro, stabilisce lei il prezzo del servizio. In questo caso la badante lavora realmente in proprio. Diverso è il caso della badante che cerca lavoro presso una cooperativa. La cooperativa le fa aprire la partita IVA e la manda a lavorare presso un anziano. La badante fattura alla cooperativa e viene pagata dalla cooperativa. L'anziano fattura alla cooperativa. In quale posizione si trova la badante che lavora in partita IVA? Ed è legale questo meccanismo che vede la cooperativa inserirsi nel rapporto di lavoro tra la badante e l'anziano? Lo scopriremo dopo la sigla. La badante che lavora con partita IVA è un lavoratore autonomo e non ha i diritti del lavoratore dipendente. Non ha diritto al versamento dei contributi. La badante deve versarli lei, i contributi all'INPS. Se non li versa, oltre a non maturare il diritto alla pensione, la badante subisce l'esecuzione forzata da parte dell'INPS, che recupera i contributi attraverso il pignoramento. Inoltre rischia pesanti sanzioni. Se i contributi non pagati non superano i 10.000 euro, si rischia una sanzione amministrativa tra i 10.000 e i 50.000 euro. Se i contributi non pagati superano i 10.000 euro, scatta addirittura un reato, punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. La badante a partita IVA non ha ferie, non ha permessi retribuiti, non ha diritto al TFR, non ha la tredicesima, non ha la maternità, non ha la malattia INPS, non ha la tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro, non ha diritto alla disoccupazione. Quindi, se si ammala o si fa male sul luogo di lavoro, non percepisce indennità e non percepisce neppure stipendio. Nel caso della badante che lavora a partita IVA, e che realmente organizza il suo lavoro, presta servizio presso più anziani, stabilisce lei gli orari, le modalità del lavoro, il prezzo del servizio, si ha un lavoro autonomo lecito. La badante può anche avere dipendenti. La badante chiaramente deve avere l'accortezza di pattuire un compenso che consenta di coprire tutti i costi e i rischi dell'attività in proprio. Aprire la partita IVA è molto semplice, si fa online tramite un commercialista. Fino a 65.000 euro di fatturato si applica il regime forfettario. Si paga cioè il 15% di imposte sul fatturato e se non si è mai avuto una partita IVA, per i primi 5 anni dall'apertura della partita IVA si paga solo il 5% delle tasse sul fatturato. Non si alliva in fattura, non si paga la ritenuta d'acconto. Per lavorare in proprio non è sempre necessario aprire la partita IVA. È il caso, ad esempio, della badante che lavora stabilmente presso una famiglia e vuole arrotondare lo stipendio assistendo altre persone in modo occasionale quando capita. Se capita qualche volta di assistere delle persone e il compenso non supera i 5.000 euro l'anno, la badante non deve aprire la partita IVA, può semplicemente fare una prestazione, una ricevuta di prestazione occasionale che può emettere appunto senza partita IVA e che farà avere al commercialista per inserirla nella dichiarazione dei redditi. L'apertura della partita IVA molto spesso viene utilizzata per sfruttare la badante, per non pagare i contributi, per pagare la badante meno di quello che è previsto dalla legge. È il caso che abbiamo sopravvisto della badante costretta ad aprire una partita IVA dalla cooperativa alla quale va a chiedere lavoro. Qui la badante è mandata dalla cooperativa a lavorare presso un anziano in modo continuativo. La badante fattura alla cooperativa e viene pagata dalla cooperativa. Rispetta gli orari e le modalità di lavoro stabilite dalla famiglia dell'anziano e sottoposta al controllo della famiglia dell'anziano che assiste. Ci troviamo qui di fronte ad un lavoro subordinato, non a un lavoro autonomo. La badante lavora
per una sola persona, non ha autonomia di decidere quando, come e a che prezzo lavorare. La badante può in questo caso agire in giudizio per farsi riconoscere il rapporto di lavoro subordinato e i relativi diritti al versamento di contributi, alle ferie, malattia, tredicesima, TFR e a tutte le differenze retributive nel rispetto del contratto collettivo di categoria. La badante però, nonostante sia stata mandata a lavorare dalla cooperativa, nella realtà lavora per l'anziano, non lavora per la cooperativa. Dunque, la badante deve far riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'anziano e non con la cooperativa. La cooperativa è solo un soggetto che si è frapposto in modo illegale tra la badante e l'anziano per avere un profitto illecito. La cooperativa effettua una sorta di somministrazione di lavoro, peraltro senza assumere la badante, senza la necessaria autorizzazione del Ministero del Lavoro. La cooperativa svolge un'attività illegale, pesantemente sanzionata. Queste situazioni sono illegali e sono un rischio anche per l'anziano che si avvale della badante assunta dalla cooperativa. E solitamente l'anziano neppure si accorge della illegalità della situazione. Pagando la fattura alla cooperativa crede di essere in regola, ma non lo è. Rischia appunto che la badante gli faccia causa per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze. Solo le agenzie di lavoro interinali possono somministrare lavoro, cioè inviare la badante a lavorare presso un anziano. Queste agenzie sono autorizzate dal Ministero, non chiedono alla badante di aprire una partita IVA, ma assumono direttamente la badante con un regolare contratto di lavoro subordinato e poi le manda a lavorare presso un anziano e pagando lo stipendio previsto dal contratto collettivo. Bisogna dunque diffidare da chiunque chieda di aprire una partita IVA per lavorare in modo stabile e continuativo presso un solo anziano, senza avere la libertà di decidere i giorni in cui lavorare, l'orario, le modalità del lavoro e senza stabilire il prezzo del servizio. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!